partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Il 61 la Camera approva. È una legge che attribuisce troppo potere al Premier, anche in presenza dell'abolizione del Senato, quindi i poteri saranno tutti accentrati in un'unica persona e quindi questo non... E poi il fatto che la maggior parte dei rappresentanti saranno designati, non eletti. Sta sostanzialmente succedendo quello che non è riuscito a Berlusconi, cioè un presidenzialismo senza contrappesi. Sì, sì. Infatti c'è stato l'accordo del Nazareno con Berlusconi, che probabilmente, tant'è vero che Berlusconi al Senato hanno votato a favore di questa legge. Chi ha vinto oggi? Ha vinto l'Italia, che ha una nuova legge elettorale scritta con un ampio dialogo con diverse forze politiche e anche con quelli che poi non l'hanno voluta votare in Parlamento, ma che hanno contribuito a scriverla e che l'hanno votata al Senato, quindi direi che finalmente c'è una legge elettorale buona. Questo Parlamento non ci rappresenta, non lo avete fatto in nome del popolo italiano che si riconosce nella Costituzione. Vista il popolo italiano, qui c'è il rischio di un ritorno al fascismo. Noi ci opponiamo e continueremo ad opporci. È evidente che quello che è avvenuto in questi giorni lascia il segno, ne parleremo con gli altri, ma non possiamo archiviare come un capitolo chiuso quello che è avvenuto. Vanno eletto per festare, qual è il vostro dovere? Votate leggi. No, è questa, quante ne ha votate a favore? Fini, è più vicino alla scissione è possibile? No, ma quale scissione? Per molti di noi, tra cui me, la stagione è finita, l'ho detto in aula, insomma, il mio sostegno a questo governo è sempre stato molto, come dire, fragile, perché non gli ho votato quasi niente di importante, però forse bisogna passare a davvero una fase diversa. Sconfitta? Ma no, non si perde mai, ha perso la democrazia, ha perso la possibilità che questo paese abbia un sistema elettorale che restituisce la sovranità ai cittadini, questa è la verità. Perché non lo buttate giù? Questo chiede la piazza. Beh, perché intanto, come dire, purtroppo avete visto quanti sono i coraggiosi all'interno del PD, pochi. La scelta di mandare Renzi al governo senza programma di un anno fa ha spiazzato tutti, io mi opposi in tutti i modi nella direzione del Partito Democratico, sembrava che fosse un problema solo mio, adesso ne apprezziamo tutto il significato, l'hanno lasciato fare, non l'hanno impegnato mai su questioni molto precise e adesso si sono, come dire, consegnati a questo destino. Un partito del 40% non può mica essere un partito a pensiero unico, ci mancherebbe ancora. Non si rischiano scissioni a questo punto? Per quello che mi riguarda non si rischiano scissioni, poi se qualcuno vorrà farla, ma non mi pare che neanche chi ha votato contro pensi alla scissione, mi pare che stia nella dialettica democratica. Renzi ha fatto quello per cui lavora, ha fatto una legge elettorale che insieme alla riforma della Costituzione riduce la democrazia italiana, riduce la forza dei corpi intermedi, riduce il potere dei cittadini e delle cittadine di decidere, di scegliere, di controllare, di partecipare al governo. C'è un'idea qui, è un'idea del potere, del governo come luogo separato dalla vita delle persone, dalle contraddizioni, dalle lotte. Noi siamo totalmente contrari. Sì, stiamo ascoltando in diretta il suicidio del Parlamento. Perché l'approvazione di questa legge porterà a un sistema politico con un uomo solo al comando, con un Parlamento ridotto a un tappetino agli ordini del Presidente del Consiglio, con un Parlamento che non conterà niente. Berlusconi aveva un'idea, una prospettiva d'avvenire, che io naturalmente contesto, il sogno, no? Il neoliberismo. Renzi non è così, Renzi ha una pura prospettiva politica. No? Un governo con pieni poteri e poi lui pensa di potere col cacciavite diciamo, risolvere i mali dell'Italia. Renzi può twittare quello che vuole, questo disegno del paese che Renzi ha in mente, ovvero il Senato eletto da politici
che arrivano all'interno del Senato e diventano senatori e hanno l'immunità parlamentare, il regolamento della Camera che viene stravolto e quindi le opposizioni sono imbavagliate, l'Italicum che è una legge autoritaria, l'occupazione della RAI tramite il disegno di legge governativo alla Renzi, è chiaro che abbiamo un disegno molto preoccupante di tutto il Paese. Oggi il Parlamento italiano ha votato la fine della democrazia parlamentare, il Parlamento si è suicidato perché con questa legge elettorale si eleggerà il primo ministro direttamente dal popolo, avrà una sua maggioranza, la maggioranza non potrà che seguire i diktat del primo ministro, avremo quello che Leopoldo Elia, un democristiano, un costituzionalista onesto, ha definito il premierato assoluto, è la fine della democrazia rappresentativa in Italia.